cosa da sottolineare, perché saranno molte le cose che poi da evidenziare, offre un quadro completo e dettagliato della fenomenologia della mobilità. Io intanto mi presento, prima di passare la parola ai nostri illustri ospiti, sono Manuela Dogni. Semplicemente ho chiesto di venire a moderare questo argomento e subito ci sono trovata, anche se non ho partecipato in modo analitico e partecipato alla ricerca, ovviamente, perché l'hanno fatto altri che ogni giorno si occupano di queste cose, ma ho avuto modo di leggere la sintesi e la parola movida già rimanda a qualcosa di semplice da analizzare. Mi sono accorta che non è affatto così. Perché, giusto due parole e poi diamo il via, perché non voglio annoiarvi subito, perché ci sono veramente tante cose da dire, perché l'accezione assolutamente positiva significa animazione e vita notturna, rimanda al divertimento, però come in tutte le cose ci sono dei preconcetti, dei pregiudizi, e dunque si è arrivati a considerarla anche un'accezione negativa, quindi quella che verrà chiamata in questa sede la mala mobilità. Noi vogliamo semplicemente mostrare come si voglia andare oltre questo concetto, però prendendo in considerazione tanti aspetti che vanno da quelli sociali a quelli economici. Sembra di fare un salto pindarico, però poi vi mostreremo che in realtà sono compresi tutti questi aspetti. Io volevo subito ringraziare il sindaco di Milano, che gentilmente è qui con noi, Giuliano Pisapia, che aprirà i lavori. Io vi chiederò un applauso per il primo cittadino, anche per Milano, quando si parla di mobilità nelle grandi città, insomma, è assolutamente al primo posto. E quindi faremo luce su cosa significa, ma mi permetto di dare subito la parola a Enrico Stoffani, presidente della FIPE, che può più nel dettaglio spiegare cosa succederà questa mattina. Sì. Grazie, ringrazio anch'io tutti per la partecipazione e la collaborazione che abbiamo ricevuto, in particolare il sindaco. Sappiamo che è una giornata estremamente impegnata, ma la sua presenza evidentemente è una forma di attenzione e anche di rispetto a quanto noi rappresentiamo. Quindi grazie signor Sindaco, grazie ai partecipanti. Il mio primo intervento è un intervento brevissimo, perché abbiamo voluto fortemente questo convegno, perché lo abbiamo fatto a Milano e perché lo abbiamo voluto fare in Biennale. L'abbiamo voluto fare questo convegno perché la FIPE è un'associazione abituata ad affrontare i problemi, non ha tra i tanti suoi difetti quello di sostenere che la colpa di qualsiasi situazione negativa deve essere sempre di qualcun altro. Per esempio sui temi del fumo, con i riflessi che questi avevano gli inventori e i giovani stessi, ci siamo approcciati costruttivamente e seriamente. Sui temi del gioco, di attualità e di tutto che ne conseguono, stiamo evidentemente seguendo il problema non solo attenti agli interessi ma anche alle responsabilità dei nostri operatori. Sui temi dell'evasione fiscale, le negligenze varie che ci sono spesso abilitate in termini amministrativi, igienico-sanitari e tanti altri argomenti sui quali spesso la categoria è stata oggetto di attenzioni ovviamente non amichevoli, la FIPE ha voluto sempre metterci la faccia, mai con la pretesa di portare solo ragioni oltre gli interessi, ma anche consapevoli di colpe e di responsabilità dei propri associati. E con questo spirito abbiamo affrontato oggi il tema della mobilità, che da troppe parti incendia con il caldo il dibattito in molte città italiane, dove si registrano certamente nostre responsabilità, a volte anche gravi, ma esistono anche le ragioni, oltre che a volte insofferenze da parte dei residenti, ordinanze delle amministrazioni comunali che spesso richiamano il proverbio veneto che recita che il rammendo è spesso del buco, ma al di là di questo non vogliamo fare in questa occasione l'occasione di celebrare il ruolo del pubblico esercizio, spesso vittima e prigioniero come residenti di una pressione antropica che vandalizza il contesto, ma oggi vogliamo anche metterci in attento ascolto. Per questo abbiamo affidato al Censis una ricerca qualificata sul fenomeno che vedrete non è assolutamente di parte, vista l'autorevolezza e la storia del Censis e del professor De Rida che in arrivo non poteva essere altrimenti, cioè con l'obiettivo di approfondire l'argomento, estrapolando il buono che la mobilità trasferisce sulla città e impegnandoci insieme a trovare soluzioni alle devianze, agli eccessi che spesso la caratterizzano. Poi perché siamo venuti a Milano? Certamente perché Milano oggi esprime il Presidente Nazionale della Federazione Italiana di Pubblici Esercizi e quindi una forma di attenzione alla mia persona e quindi ringrazio la Federazione che ha voluto riservarmi questo privilegio, ma al di là del fatto personale l'abbiamo voluto fare a Milano perché Milano è estremamente sensibile sul tema e perché Milano, come sempre, fa sempre notizie e tendenza anche a livello nazionale.
Infine perché siamo venuti in triennale, perché innanzitutto ringrazio anche la triennale dell'ospitalità che ci ha riservato, sono di triennale perché riteniamo che la movida sia anche cultura, la movida è anche un'attrazione turistica come lo sono i musei, perché la triennale è un'area calda, sono i tanti bei locali che la circondano, che costruisce quindi anche un distretto e un'occasione pertinente sul tema. Ah, ci ho premesso. Questa è una breve presentazione che ci tenevo a fare, anche in presenza del signor Sindaco. Io mi limitavo ad ascoltare, riservandomi un po' di conclusioni finali. Grazie per la vostra partecipazione. Ovviamente quando si è stato applaudito, applaudire anche la presentatrice che ci ha presentato e ci accompagnerà e ci accompagnerà in questo momento, confronto su un tema importante per la nostra città, ma per tutte le città italiane, io credo che sia importante discuterne. È importante discutere tra soggetti diversi e tra soggetti che hanno, e qua mi viene un po' spesso in dubbio, diritti o interessi legittimi diversi. Non voglio ricordare la mia vecchia professione, voglio semplicemente dire che il problema è che il diritto evidentemente non si può calpestare, non si può limitare. Gli interessi legittimi invece devono riuscire a contemperare esigenze diverse. Qual è il problema della comunità? Lo sapete meglio di me. Probabilmente bisogna riuscire a discutere sempre di più con tutti gli interlocutori, ognuno con le proprie idee, ognuno con le proprie ragioni, con la capacità anche di fare, se si raggiunge, ciao io, se si raggiunge questa ipotesi da cui non partire, da cui ripartire insieme, e cioè che se ognuno fa un piccolo passo in piedi indietro, guardando però in avanti, evidentemente si riesce forse a trovare la soluzione di un problema. E allora voglio subito rispondere alla domanda, movida, problema o opportunità? Io sono sempre stato convinto, ma sono stato convinto della mia vita, non lo dico oggi davanti a voi, che la movida è un'opportunità, anzi voglio dire una grande opportunità che però crea problemi. Non è utile nascondere, crea problemi e li crea in maniera diversa, ripeto, in ogni città, grandi città italiane, in ogni metropoli europea e credo anche a maggior ragione in altre metropoli. Sono stato recentemente per Expo a Bruxelles, sono stato recentemente a Parigi, sono stato recentemente andato e ritorno, non facevo la movida, però parlavo con i sindaci dell'Europa a Londra e tutti hanno questo problema. Sapete chi ha risolto il problema della movida molto bene? Lo sapete meglio di me, è la Villa. Ma perché è la Villa? Perché la movida dal centro, avendo loro la fortuna di avere il mare, l'hanno spostata sul mare. E sul mare c'era la spiaggia e quindi non creava problemi con i residenti. Allora, noi non possiamo portare il mare a Milano, ci sarebbe moltissimo, ma non possiamo portare il mare a Milano. Cosa possiamo fare? Io credo che, al di là degli errori, delle differenze, delle divergenze che ci sono e piano piano cerchiamo di superare, l'unico modo è lavorare attraverso i DUCA, attraverso una interlocuzione in cui però siano rappresentati tutti gli interessi legittimi, non diversi, talvolta opposti. Io credo che il mondo del commercio sia fondamentale per lo sviluppo sociale, economico e anche culturale delle zone città. Sono altrettanto convinto che un quartiere vive nel momento in cui c'è una presenza diurna, chi vi opera, chi lavora, chi risiede, ma anche una presenza notturna, perché evidentemente ci sono aspettative dei giovani, non solo dei giovani, vi assicuro, di riuscire a vivere la città anche di sera, anche di notte, chiaramente nel rispetto però delle esigenze della vita. Credo e ho sempre creduto che fosse sbagliato tentare e pensare di risolvere con le ordinanze sindacali quelle che sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale. Quindi non conoscendo ci siamo trovati su quel fronte insieme da lontano, perché allora facevo altro nella mia vita nel dire che quelle ordinanze erano incostituzionali, facevano morire i quartieri e quindi oltre a ledere di avere i propri diritti
facevano morire il commercio, facevano morire la città, spegnevano delle luci che bisogna accendere. E noi dobbiamo accendere queste luci, e allora le soluzioni sono varie. Ad esempio, io credo che bisogna riuscire, e mi piace non aver detto, ma la leggerò con molta attenzione, la ricerca che è stata fatta, bisogna riuscire a far sì che il centro non sia solo un luogo museale, che pure deve esserci e deve starci, ma sia un luogo che abbia con determinate regole il più condivise possibile. So perfettamente che la Commissione totale su questo tema non sono certo, assumendosene poi la responsabilità l'amministrazione, con la capacità anche, come avete visto, di fare immediatamente marcia indietro quando si accorge che c'è stato un errore di interpretazione, di comprensione, c'è stato un errore anche materiale, ma con la capacità però di riprendere il dialogo e il confronto. Dall'altra però riuscire a creare, io lo sto scoprendo a Milano, anche dei luoghi della mobilità che siano esterni, dove non ci siano le residenze, dove non ci siano le abitazioni. A Bruxelles, ad esempio, è così. A Bruxelles hanno risolto il problema, ho visto l'altro giorno per Sienna, a Bruxelles, ho parlato con i ragazzi italiani, quando vanno in questo posto, c'è quello che ha dato, dateci la soluzione. E loro l'hanno risolto in questa maniera, facendo, spostando il più possibile la mobilità, chiaramente in un'interlocuzione con chi la vive, i giovani e con i commercianti, che chiaramente devono essere capaci di... anche non seguire, ma accompagnare questa modalità di dare luoghi diversi e non concentrare di due o tre luoghi che poi creano contrapposizione sempre. Io recentemente, tutti credo abbiamo durante il grande fuori salone, che è stata una settimana stupenda per tutti, quella volta si era stato scoperto che alla Brate, che sarebbe il luogo che sta nascendo sempre di più, vivendo di design, visto che siamo nel luogo del design, della moda, sta vivendo di grande realtà, chiedono con insistenza la presenza di luoghi, di esercizi pubblici dove poter fare la mobilità, perché lì non ci sono residenti. Pensateci, troviamo insieme una soluzione. E lo stesso, veramente chiudo, perché questo era proprio un saluto, quindi ero qua soprattutto ad ascoltare, sono venuto qua ad ascoltare, e poi mi scuso se mi dovrò allontanare, ad esempio qua ricominciamo a riragionare, e noi su questo abbiamo fatto un avviso pubblico di proposte per il dopo Expo. Dopo Expo, il sito Expo sarà servito con le metropolitane in maniera decisionale, sarà praticamente, diventerà uno dei centri di Milano. Ecco lì, cerchiamo di trovare una soluzione accanto al centro dell'innovazione della cultura, accanto alla Cascina Triusta, che sarà un luogo splendido, che sarà un po' una cascina bellissima che sarà ristrutturata e sarà il centro di dialogo e di confronto e di sede di tutte le associazioni non profit e del volontariato. Troviamo anche lì una soluzione, un posto, non vorrei dire uno stadio, perché domani dovessi tornare che il sindaco propone lo stadio, no, adesso stiamo ascoltando la città e quindi tutte le categorie, soprattutto la vostra categoria, o anche la vostra categoria, e innanzitutto oggi la vostra categoria, e troviamo delle soluzioni. Non dico spostiamo dal centro, ma non concentriamoci sul centro, e soprattutto confrontiamo, c'è ancora, pigliamo ancora, non c'è problema, pigliamoci di dire ancora. C'è l'altro che va nella storia, ma voi sapete che dopo 5 minuti non c'era più quell'ordinanza, ho capito, perché evidentemente non avevo tutta l'interlocuzione che c'era stata, io non l'avevo seguita, il sindaco ha tante cose da fare, però quando poi ho capito che c'era stato un errore interpretativo, non mi interessa, a me un errore, ho subito detto, è stata fatta una cosa sbagliata, la correggiamo. Adesso ci sono altre problematiche, ad esempio quella, non so se sarà stata portata, la porterete sicuramente, ad esempio quella dei diversi orari in zone diverse. E concludo con questo. Effettivamente, di avere come dicevo i comitati del residente, dicevo il colloquio con i commercianti, cerco di parlare con i ragazzi il più possibile. Il problema è che tutti, mi dico, poi conosco Milano molto bene, anche se la mobilità non la vedo e non la vivo, ma giro moltissimo a piedi e vado anche, non di nascosto come facevamo anche giù, ma apertamente delle zone della mobilità, nel passaggio, non a fermarmi purtroppo, nel passaggio, effettivamente ci possono essere esigenze diverse da zona a zona. Capisco anche che questa è una grande complicazione e noi vogliamo la semplificazione e soprattutto vogliamo insieme risolvere i problemi. Grazie.